Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori FR Sky al Flight Controller Kakoot FS7. Tutti i ricevitori FR Sky più recenti sono compatibili con FPORT, quindi in questo tutorial useremo questo protocollo. FPORT offre diversi vantaggi, come una costruzione semplificata e il risparmio di una porta UART. Per maggiori informazioni su questo protocollo trovate il link della mia guida in descrizione. Se avete bisogno di aggiornare la vostra ricevente, sempre in descrizione trovate la mia playlist dove faccio l'aggiornamento firmware di tutte le riceventi FR Sky più recenti. Come sappiamo, le riceventi con il firmware FPORT installato usano solo tre cavi, la terra, il positivo ed un cavo segnale. In poche parole, con il firmware FPORT usiamo solo il cavo SmartPort ed eliminiamo quello SBUS. Per funzionare in maniera corretta, dobbiamo collegare il cavo segnale nel TX di una UART libera. Noi utilizziamo la UART 6. Quindi colleghiamo il cavo segnale in questo pad, il positivo in questo e la terra in questo. Ora che tutti i collegamenti sono pronti, configuriamo la ricevente su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in porto. Visto che abbiamo collegato il cavo segnale nella porta UART 6, qui attiviamo Serial RX. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso fino a trovare il receiver. Poi in questo menu a tendina scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu sotto scegliamo FR Sky FPORT, visto che abbiamo deciso di usare questo protocollo. Qui ricordiamoci di attivare la telemetria. Possiamo salvare. Adesso andiamo nel tab CLI e digitiamo le seguenti stringhe. Set serial RX trattino basso half duplex uguale on, set serial RX trattino basso inverted uguale on, poi digitiamo save e premiamo invio. Per concludere non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Clicchiamo il tasto menu e andiamo nella pagina telemetry. Scendiamo verso il basso fino a trovare discover new sensor e premiamo enter. Dopo qualche secondo premiamo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori, quello che interessa a noi è il VFAS che indica la tensione della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica. Se non sapete come fare potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra o in descrizione. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori FR Sky al Flight Controller Kakoot FS7. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.